Allora, innanzitutto io farò una breve introduzione, anche se so che la maggior parte di voi mi conoscono. Per chi non ci conosce, io mi chiamo Giuseppe Scafarelli, sono autore ricercatore spirituale e in particolare con il focus sul rapporto tra spiritualità e ricchezza. Dai miei studi è nato il percorso I primi passi verso la ricchezza vera, che sono gli ebook che si possono scaricare da ricchezzavera.com, progetto nato addirittura nel 2007 e che poi ha avuto, quest'anno abbiamo fatto 10.000 anni, stavo dicendo. Abbiamo fatto 10 anni e festeggeremo questi 10 anni dal vivo l'appuntamento con la ricchezza vera nel weekend del 1º maggio, quindi il 28 aprile fino al 1º maggio, 4 giorni al posto di dei soliti 3 giorni in cui facciamo l'appuntamento con la ricchezza vera. Sono autore di questo progetto e anche di altri progetti come Lakshmi House, la casa editrice, anche l'Energetic Coach, Energetic Club e vari altri progetti. Nei prossimi 60 minuti parleremo di programmi automatici inconsci. È un argomento che diciamo interesserà tutti quanti noi perché, come vedremo, praticamente tutti i nostri pensieri derivano dai programmi automatici inconsci, e vedremo che cosa sono, come nascono, come funzionano, come trasformarli soprattutto. E soprattutto rimanete connessi perché alla fine della sessione la faremo la trasformazione vera e propria di questi programmi limitanti. Quindi, non di tutti ovviamente, ma di una parte, quelli che avete selezionato voi, quelli che avete scelto voi nel sondaggio del gruppo di Ricchezza Vera su Facebook. Dopo questo webinar sarà chiarissimo come funzionano i programmi inconsci, quindi sarà più facile per voi riconoscerli, sarà più facile quindi capire quando i pensieri che state facendo sono veramente i vostri oppure quando derivano da qualche fattore esterno, perché comunque il programma è sempre qualcosa di esterno a noi. Noi non siamo i nostri programmi, quindi iniziamo a entrare in quest'ottica per cui noi siamo qualcosa che è oltre i programmi limitanti dei quali parliamo, anche dei programmi non limitanti, anche di quelli potenzianti. Noi non siamo i programmi, noi siamo oltre e vedremo, e diciamo nel prossimo webinar chi siamo oltre i programmi, però in questo caso ci interessa capire che noi non siamo i nostri programmi. Quindi, alla fine sperimenteremo un'altra riprogrammazione energetica del punto zero. Abbiamo fatto già, la prima riprogrammazione durante il primo webinar che c'è stata nell'altra sessione. Ecco qua, metto io un po' più grande. Perdonami, Anna Maria, ti ho fatto un attimo piccolina. Alla fine del webinar faremo un'altra riprogrammazione energetica. Riprogrammeremo questi programmi limitanti su ricchezza, denaro, soldi, ricchi, tutti i programmi che avete scelto voi. Quindi dicevo, ci sono tante distrazioni. Non spegnete Facebook, ovviamente non questa pagina dalla quale state guardando la diretta. Spegnete il cellulare, togliete anche la vibrazione. Nessuno vi deve disturbare in quest'ora. E probabilmente sarà un'ora e mezza, poi vedremo alla fine. Cercherò di essere veloce nel completare la mia parte per dare più spazio ad Anna Maria. E poi chiudete anche le mail, smettetela di controllare tutte le varie cose che abitualmente controllate, perché è importante che vi prendiate un'ora di tempo soltanto per voi. Quest'ora è dedicata a voi, alla vostra crescita. Mettete voi stessi al primo posto e quindi mettete la vostra crescita al di sopra di tutte quante le distrazioni, perché quelle sono distrazioni della mente. Questa invece è la crescita che vuole il vostro cuore, la vostra anima. Quindi dedicatevi a voi stessi in quest'ora. E prendete anche un foglio e una penna perché potrebbero esservi utili nelle prossime ore. A questo punto, nel primo dei Destiny Days io mi sono già presentato, ho raccontato la mia storia. Desidero farlo un'altra volta a beneficio di chi non c'era la prima volta, però sarò un pochino più breve, raccontare giusto un pochino perché sono qui a parlarvi di ricchezza e spiritualità. Diciamo che quando mi sono laureato o quando mi stavo per laureare, che stavo preparando la mia tesi di laurea in giurisprudenza, la mia famiglia ha vissuto un periodo di crisi e
veramente esagerato di crisi finanziaria. Mio padre è fallito con l'azienda che all'epoca era la seconda concessionaria più forte d'Italia, con il circuito di soldi più grosso d'Italia. Mia madre ha perso sempre nello stesso periodo con una serie di azzardate mosse di investimenti, aveva perso tutte quante le nostre proprietà, le sue proprietà, e che erano poi tutte quante le cose che ci sostenevano economicamente. Quindi da un lato avevo perso tutto al lato paterno e dall'altro tutto al lato materno, quindi mi ero ritrovato, come si dice proprio a Parigi, con le pacche nell'acqua da un giorno all'altro. Quindi praticamente da che potevo permettermi uno stile di vita altissimo, il giorno dopo zero. Quindi vivevo insieme a mia madre con soli 500 euro al mese. Un bacione Ettore, è arrivato un altro amico in sala che mi fa piacere salutare. E quindi questo, diciamo, produsse in me delle forti emozioni, tant'è che poi ricordo un giorno in particolare ci fu un picco proprio di sofferenza esagerato, perché mi resi conto che stavo scegliendo in salumeria un prodotto piuttosto che un altro sulla base del suo costo, piuttosto che sulla base di quello che desideravo io. Cioè non è che stavo dicendo preferisco questo, allora prendo questo, ma andavo a vedere i prezzi per vedere un pochino quale costava di meno. E questa cosa mi sconvolse a tal punto che quando uscii da quella salumeria dissi: da questo momento adesso basta, non ce la faccio più a vivere in questa situazione. Da questo momento io voglio smettere di vivere questa povertà, voglio imparare a diventare ricco, e in cambio insegnerò a diventare ricco a tutte quante le persone che si trovano in questa situazione melmosa, per dirlo in modo carino. Insegnerò a tutte le persone che si trovano in questa situazione ad uscirsene da questa situazione. Da lì a pochi giorni feci una serie di incontri, in particolare a casa di alcuni amici, una sera a cena a casa di un amico, nel quale alcuni amici mi suggerirono caldamente di fare alcune letture esoteriche. Iniziai con le letture, iniziai a comprendere fondamentalmente il concetto più importante, che poi abbiamo già affrontato nel primo webinar, cioè che il noi con i nostri pensieri influenziamo la realtà materiale. Questa era una rivoluzione completa dentro di me. Considerate, stiamo parlando di svariati anni prima dell'uscita di libri come The Secret, che hanno aperto molto la mente di tantissime persone, e all'epoca per me era una novità assoluta. Io ero già un pelino formato all'epoca, perché io nel 2000 avevo fatto i corsi di Anthony Robbins a Roma, quindi comunque rispetto a tanti amici ero comunque un pochino più avanti sotto questo aspetto del lavoro su se stessi, però erano ancora delle basi, ancora non ero andato a fondo nella tana del bianconiglio, e quindi diciamo così, ho avuto questo mio risveglio che poi ho riassunto completamente negli ebook di Ricchezza Vera, I primi passi verso la ricchezza vera, che molti di voi avranno scaricato, e quindi da lì è nato tutto. Poi nel corso degli anni, dopo circa 4, forse 5 gloriosi anni di Ricchezza Vera, ho conosciuto Anna Maria Ghinet, che è quella personcina che vedete nel video piccolino qui sotto me, e che è l'ideatrice del coaching energetico e della riprogrammazione energetica del punto zero. È entrata nella mia vita e abbiamo iniziato un percorso a braccetto, andando nella stessa direzione, con la stessa missione, che diciamo la missione della mia anima è molto simile a quella di Anna Maria, anche se con delle sfumature diverse, ma comunque le sono assolutamente compatibili. Infatti andiamo avanti dall'epoca e ci siamo aiutati tanto, siamo cresciuti tanto insieme, ci siamo aiutati soprattutto con il confronto, no? Perché ci siamo due persone che pensano molto sulle cose, che avendo una mentalità abbastanza aperta riusciamo ad andare a vedere delle sfaccettature un po' più profonde su ogni aspetto, e quindi siamo riusciti ad aiutarci a vicenda a comprendere cose. Quando si fermava uno arrivava l'altro, e viceversa. Quindi insomma è stato utile per entrambi. E quindi da quel momento Anna Maria è stata lei a spingere tantissimo perché il progetto Ricchezza Vera entrasse in aula, e quindi da allora abbiamo iniziato proprio quell'anno a fare i primi, diciamo,
antenati all'appuntamento con la ricchezza vera, parliamo del 2012, poi il corso è evoluto tantissimo, siamo passati per dei periodi di ritiri di purificazione energetica che erano stupendi, poi abbiamo abolito i ritiri di purificazione per dedicarci soltanto all'appuntamento con la ricchezza vera e poi un altro corso nostro che è l'allineamento alla missione dell'anima e poi la scuola di coaching energetico che ci ha portato a fare corsi in tutto il mondo, in Perù, in Olanda, a Bali. In Italia, a Malta, insomma un pochino dappertutto nel mondo. E queste sono state, diciamo, gli ultimi 10 anni riassunti in 10 minuti. quindi avevo bisogno di presentarmi un pochino ai nuovi che non mi conoscevano e che non conoscevano neanche Anna Maria. E quindi torniamo allo scopo di questi 3 giorni di Destiny Days e lo scopo di questi webinar è quello di diventare creatori consapevoli della nostra realtà riprogrammando la nostra mente. Ora, su questo abbiamo detto molto nell'ultima sessione, nell'ultimo webinar. Intanto continuano ad arrivare amici affezionatissimi che riconosco, in particolare il nostro ex studente della scuola di coaching energetico Andrea Marcon, Dorina, con cui ci siamo scambiati negli ultimi giorni delle cose su Facebook, Niki Gobbo, di cui ho sentito parlare da Andrea, e Sibilla Paciolla, futuro coach energetico, mitica e inarrestabile studentessa della scuola di coaching energetico. Ok. Quindi iniziamo ad aprirci mentalmente un pochino a quest'idea di diventare creatori consapevoli della nostra realtà, perché così come razionalmente può sembrare una cosa che chi ha fatto un percorso spirituale già inizia subito a dire, ok, sì, va bene, sono io il creatore, io sono Dio, eccetera, eccetera, tutte quelle belle cose che si leggono nei libri, però è importante anche allinearci energeticamente a questa diciamo consapevolezza di livello mentale, ok? Diciamo questa conoscenza di livello mentale la portiamo a un livello un po' più profondo e quindi vi invito a fare un piccolo rilassamento, ok? Lo stesso rilassamento che abbiamo fatto nella prima serata lo faremo anche nella prossima perché ci aiuta ad assimilare un pochino di più questa nostra parte, diciamo. Questa nostra parte creatrice che è importante che noi integriamo dentro di noi. Ok? Allora vi invito a fare un bel respiro profondo. Anzi, no, scusate, prima di fare questo, io vorrei capire un attimo se Andrew mi ha mandato le slide, perché almeno in queste occasioni mi farebbe piacere di non essere ripreso. Niente, vabbè, non fa niente. Allora, niente slide stasera. Ok. Facciamo un attimo una cosa. Datemi un secondo. Allora, carico al volo un attimo di un paio di foto e andiamo avanti. Nel frattempo, se avete domande su quello che ho detto finora, potete farle, così tra qualche minuto rispondo. Andrew, nel frattempo, se mi puoi preparare una slide in cui praticamente identica a quella lì generica dell'ultima sessione, mi cambia solamente il nome e mi dice che stiamo facendo la seconda serata e non la prima. Va bene? Giuseppe, Sì, dimmi Maria. Salvatore dice che puoi mettere solo audio da ByLive. Salvatore ha ancora delle credenze molto limitanti. Ma non ti preoccupare, Salvatore, ci lavoreremo su queste tue credenze. Aspetta. Timeline photos, niente. Va bene, allora facciamo una bella cosa. Vi metto questa foto qui che io adoro, di quando stavo a Bali con i miei due nipotini, che sono Prema e Dharma. Aspettate un attimo. Olè, yeah. Ok, allora adesso possiamo fare il nostro rilassamento.
fatemi vedere un attimo se effettivamente ho fatto questo cambio. Oh, ci siamo riusciti. Sono bellissime o no? Andrew, ti ricordo che ho chiuso sia Skype che WhatsApp, quindi se mi vuoi mandare un'email è graditissima, grazie. Va bene, allora facciamo una cosa, facciamo un bel respiro profondo. Ah, chiudiamo gli occhi e facciamo un altro bel respiro profondo contando fino a 7. Espiriamo contando fino a 7. Teniamo gli occhi chiusi e continuiamo a respirare facendo questi respiri di 7 secondi. Ed espiriamo. Adesso, mentre respiri, immagina che l'aria entra ed esca dal centro del tuo petto. Ancora una volta, inspira luce dal centro del tuo petto. Ed espira il grigiore dei pensieri bassi e delle energie basse. Inspira. Ed espira. Ora che sei rilassato, puoi continuare a respirare in modo naturale e immagina come sarà la tua vita nel momento in cui sarai tu il creatore consapevole della tua vita. Guarda davanti a te quella versione di te che è pienamente responsabile ed è creatore del suo destino finanziario. Osservala. Come si presenta? Che aspetto ha? Ti sta parlando? Ti dice qualcosa? Quale messaggio ha per te? Quali emozioni ti trasmette? Ok. Ora immagina di ispirare questa versione di te, creatrice responsabile della tua vita, nel tuo cuore e immagina di integrarlo dentro di te. Ispira questa versione dentro di te. Espirando, portalo in tutte le cellule del tuo corpo. Ispira ancora questa energia. Ed espirano in tutte le cellule del tuo corpo. E ora senti com'è la tua vita dopo che sai che sei tu il creatore consapevole. In che modo questo rende la tua vita migliore? Adesso fai un respiro profondo. Fai un altro respiro. E muovi le mani e i piedi. Fai un altro respiro e riapri gli occhi. Come vi sentite? Aspetta che tolgo, eccomi qua un'altra volta. Olè, siamo tornati come prima.
Come vi sentite, ragazzi? Datemi un feedback. Abbiamo con questa visualizzazione, stiamo iniziando un processo di trasformazione verso la nostra versione di creatori consapevoli, che poi è un processo che porteremo in uno stadio molto più avanzato, l'appuntamento con la ricchezza vera. Ok, quindi benissimo, emozionata, benissimo, bene, rilassata, più leggera, bene, luminosa, rilassata, felice, serena, relax, benissimo, positivo. Ottimo, ottimo, bene, frizzante nel corpo, brava Rita. Bene, più rassicurata, oh grande, le donne hanno tanto bisogno di sentirsi rassicurate. Bene, serena, tranquilla e felice, rilassata. Testa pesante, ai ai ai, eh beh, allora hai bisogno proprio di rilassarti tanto, Gilda. Wonderful, molto bene, leggero e carico, con molta carica, benissimo. Va bene, va bene. Ok, ok. Dorina ci racconta che ha visto una signora calma, elegante, ricca, molto bella. Fantastico, fantastico. Ecco, che se qualcuno vuole condividere il messaggio che ha ricevuto, la signorina sicura il proprio portafoglio, ma in contempo dona davvero tanto amore. Credo che parli della sua visione, Jessica. Ok, ok. Fantastico. Allora, se state seguendo il webinar da un gruppo, cliccate sul video e fatelo diventare grande, perché così venite a commentare in diretta, perché mi arrivano dei commenti da altri gruppi che secondo me, se invece siamo tutti quanti qui, è meglio, anche perché poi questi commenti qui rimangono anche per chi ci guarderà in differita. Bene, bene, bene. Ah, ok, ti ha detto di smettere di preoccuparti, dice Anna Torraco. Oh, brava Genoveffa. Smetterla di preoccuparsi. Bene, bene. Ok, va bene. Intanto che mi scrivete altri, direi che possiamo iniziare la parte, diciamo, contenutistica della serata. Beh, sì, vedo che abbiamo finito con i feedback. Messaggi che avete ricevuto da questa vostra parte consapevole non ne abbiamo ricevuti? Altra volta ne abbiamo ricevuti tanti, va bene. Arriveranno dopo qualche secondo. Ok, quindi facciamo un po' un riepilogo di quello che è stato il webinar dell'altra volta, a beneficio sia di chi non ha partecipato, ma anche di chi ha partecipato, per ripetere i concetti chiave del primo webinar. Dunque, intanto mi arrivano i feedback che dicono: ho visto una bella persona sicura, mi ha detto quello che ero io. Benissimo. Smettila di penalizzarti, il tuo benessere fa bene a chi vuoi bene. Bella, sono sulla strada giusta. Sibilla, mi sembra che lo stesso messaggio ti diede anche l'altra volta, giusto? Dea Dorata che ha detto: brava, finalmente sei qui. Wow, meraviglioso Cinzia. Salvatore, sì, fiducioso. E la fiducia è ciò di cui hanno bisogno gli uomini. Vedete com'è, le nostre parti profonde creatrici ci danno ciò di cui abbiamo bisogno. Anche Cinzia ci mette di stare tranquilla. Va bene, va bene. Ok, adesso andiamo avanti. Il concetto centrale di questi Destiny Days, come già vi ho detto e come tante volte vi ripeterò, è quello di diventare creatori consapevoli riprogrammando la nostra mente. Allora, il primo passo, scusatemi, ogni tanto sto giochicchiando con un anello e mi salta di mano, eviterò di giochicchiarci. Il primo passo per farlo, abbiamo visto una prima sessione, è attivare il nostro pieno potenziale. Che cosa vuol dire attivare il nostro pieno potenziale? Andare a sbloccare quelle parti dormienti del nostro DNA, quelle parti che vengono definite spazzatura dagli scienziati, ma che è una parte di scienza che lo sta riscoprendo adesso, lo chiama DNA multidimensionale. In particolare abbiamo parlato di Greg Braden, il quale nell'intervista che ha rilasciato a me e Anna Maria quando siamo andati a ottobre a intervistarlo a Milano, gli abbiamo chiesto: che cos'è per te la ricchezza vera? E lui ci ha detto: la ricchezza vera è attivare il pieno potenziale. Allora io gli ho chiesto: ma quindi intendi attivare il 100% del DNA? E lui ci ha risposto precisamente che più risvegliamo il potenziale, meno abbiamo paura del cambiamento, perché ci sentiamo noi attori di quel cambiamento e quindi acquistiamo potere personale
e io aggiungo in quanto creatori consapevoli. Quindi c'è una stretta connessione tra l'essere creatori consapevoli e l'attivare il nostro pieno potenziale. Quindi sbloccare il DNA serve come, diciamo, fase propedeutica proprio per diventare poi creatori consapevoli. Quindi abbiamo parlato della riattivazione del DNA, abbiamo parlato della storia nella prima parte, abbiamo parlato degli Anunnaki, di Enki, del motivo per cui questi esseri mitologici che sono che hanno trovato diciamo degli esseri viventi sulla Terra che eravamo noi, e mentre ci hanno fatto credere da un lato che ci avevano sbloccato il DNA, in realtà ce lo hanno bloccato, e ce l'hanno bloccato perché serviva della manodopera per vabbè, senza entrare troppo nei dettagli, poi ti puoi riascoltare la vecchia sessione. Il concetto fondamentalmente è che c'è stato effettivamente bloccato questo DNA, e questa cosa degli Anunnaki non l'avevo sospettata io, me l'ha confermata Braden quando siamo andati al seminario, l'ha detto proprio per una giornata intera, ha parlato praticamente solo di questo. Poi abbiamo visto una cosa meravigliosa, sempre una chicca di Braden, e cioè il messaggio contenuto all'interno del DNA. Attraverso un processo di traduzione che si chiama gematria, con cui ha portato gli elementi che compongono il DNA, le componenti chimiche che compongono il DNA, tradotte nell'antico ebraico, con questo procedimento che si chiama gematria, Greg Braden ha tradotto il codice del DNA. E in ogni particella di esseri, in ogni particella, in ogni codice genetico di esseri viventi di qualunque specie su questo pianeta c'è scritta un unico messaggio, lo stesso messaggio che riecheggia in tutto l'universo, e che è Dio eterno nel corpo. Questo messaggio, che è come un marchio di fabbrica, no? Un po' come la firma sulla tela di un grande artista, è la firma che qualcuno, non sappiamo chi, ha messo nel nostro DNA. Ora, questa cosa ci interessa particolarmente perché è il concetto che ci introduce al concetto è la relazione tra il DNA, i filamenti del DNA e i messaggi contenuti nel DNA e l'antico ebraico. Infatti, Crayon, per altre vie, attraverso il suo channel Early Carroll, ci ha tramandato dei 72 nomi di Dio in ebraico, in antico ebraico, quelli della Kabbalah, che molti di voi conosceranno. 12 di questi nomi sono quelli che attivano i filamenti di DNA. Li abbiamo detti nell'altro webinar, per cui non ve li ripeto. Se volete, andateli ad ascoltare. Nell'altro webinar abbiamo detto anche i significati di questi nomi di Dio. Ok, a questo punto vi ho fatto anche una bellissima parentesi sulla struttura della materia. Se vi ricordate, vi ho parlato degli atomi, di quindi diciamo l'atomo che significa letteralmente indivisibile, perché inizialmente era concepito come una pallina, una sfera microscopica, indistruttibile, indivisibile, e questo era quello che componeva la materia secondo gli antichi greci. Poi è arrivato nel 700 Newton, il quale diciamo, ha ideato la teoria dell'atomo newtoniano, che è diciamo, forse con il microscopio, adesso non vi so dire se all'epoca c'era già il microscopio, comunque credo di sì, era riuscito, no, forse era un po' troppo presto. Comunque, l'atomo newtoniano è quello che ci hanno insegnato a scuola, ossia le palline centrali, che sono quelle che compongono il nucleo, e poi le palline che girano intorno, che sono gli elettroni. Ora, questo modello è arcaico, in quanto la fisica quantistica ci ha portato all'atomo quantistico, che è l'attuale concezione dell'atomo, come una sorta di nuvoletta eterica, composta al 99,999999999979% è vuoto. Quindi lo 0,000001% dell'atomo è materiale, è materia. E praticamente questo ci fa capire quanto ci sia di materiale in quello che ci circonda. Anche se a noi sembra tutto fisico e solido, eccetera, eccetera, in realtà stiamo galleggiando nel vuoto, con dei corpi vuoti, in una materia vuota, completamente vuota. E quello che in realtà compone la materia, vi ho fatto, se vi ricordate, l'esempio, per esempio, della cattedrale di Notre Dame, no? Vi ho fatto l'esempio che al centro della cattedrale mettete una monetina di un centesimo e intorno alla cattedrale girano gli elettroni, quel centesimo è il nucleo, gli elettroni che girano intorno alla cattedrale sono gli elettroni. Immaginate quanto è tutto il resto spazio vuoto, immaginate quanto vuoto c'è tra un nucleo e gli elettroni. Ok, il concetto
Un altro esempio che vi ho fatto è quello lì del tornado. Se voi osservate un tornado che è una forza impenetrabile, se togliete tutti quanti i detriti rimane comunque una forza invisibile. Questa forza invisibile rimane anche se togliete i detriti, quindi rimane impenetrabile. Se mettete la mano nel tornado non potete attraversarlo perché c'è una forza che impatta contro la vostra mano. Allo stesso modo, quando la mano tocca qualcosa di solido, in realtà non la sta toccando veramente, perché ci sono soltanto dei campi elettromagnetici che si scontrano, quelli che compongono gli atomi della mia mano con quelli che compongono gli atomi del cellulare, o in questo caso del cellulare o della materia, e quindi di fatto non si arrivano a scontrare perché ci sono delle forze che vanno in contrasto, ma non perché ci sia qualcosa di materiale né nel mio corpo né nell'oggetto, ok? Quindi questi sono concetti che dobbiamo iniziare a masticare per iniziare a entrare in una nuova ottica e comprendere quanto tutto ciò che ci circonda non è materiale, ma sono soltanto campi energetici, campi di forza. E allo stesso, della stessa natura, della stessa qualità di questi campi di forza, ci sono anche i nostri pensieri e le nostre emozioni. Ecco perché, essendo fatti della stessa sostanza, i pensieri e la materia, quindi le emozioni e la materia, allora questo spiega il motivo per cui noi influenziamo e tantissimo la materia a noi circostante scusate, mi sono distratto, così come anche le emozioni, influenziamo la materia circostante, anche se quella ci sembra materiale. Mi sono distratto perché Giorgia Petrillo, che peraltro è una studentessa della scuola di coaching energetico, mi dà un bel suggerimento, perché nel gruppo abbiamo parlato poi tra coach energetici di un altro esempio, quello del ventilatore. Cioè, se noi abbiamo un ventilatore spento, possiamo mettere il ditino fra le pale e renderci conto che c'è una parte che è vuota. Poi nel momento in cui parte il ventilatore va velocissimo, noi non potremo più passare con il dito, a meno che non ci vogliamo fare male, perché gli elettroni iniziano a girare molto velocemente. Sto facendo un parallelo tra il ventilatore e l'atomo, ovviamente, e quindi non passiamo più con il dito, perché lì sembra che sia tutto pieno mentre gira le pale il ventilatore, ma in realtà c'è del vuoto in quell'apparenza di pieno. E allo stesso modo funzionano gli elettroni, cioè anche se l'atomo poi alla fine risulta come una sferetta piena, in realtà è un elettrone che sta girando molto velocemente, uno o più elettroni che stanno girando molto velocemente. Tutti questi esempi servono sempre per aiutarci a capire meglio come è formata la materia, in realtà, al di là di quello che ci hanno insegnato, perché quello che ci hanno insegnato a scuola è un modello obsoleto, anche se continuano a insegnarlo e probabilmente lo insegneranno anche ai nostri figli. Questo è perché vogliono che noi, ma non voglio che pensiate che ci siano questi grandi poteri forti che ci vogliono manipolare, eccetera, eccetera. Fa parte del gioco dell'ego, del gioco della mente. Questo è il mondo della mente. La mente vuole mantenere il controllo e ci crea questa sorta di gioco all'interno del quale noi c'è anche bello scoprirle queste cose, no? E piano piano scoprire le regole del gioco man mano che si va avanti. Adesso stiamo facendo un upgrade rispetto alle informazioni che abbiamo avuto fino ad oggi e stiamo scoprendo che la materia non è come ce l'hanno insegnata, ok? Quindi ci hanno insegnato e insegneranno anche ai nostri figli che gli atomi sono delle palline solide. In realtà gli atomi sono vuoti, gli atomi sono composti prevalentemente, vi ripeto, al 99,99% sono completamente vuoti e noi quindi abbiamo a che fare con una materia assolutamente eterica. E infatti anche, vabbè, questo ne parlo poi al corso appuntamento della ricchezza vera, la formula è uguale a mc al quadrato, senza entrare nei dettagli che poi vi spiegherò meglio lì all'appuntamento con la ricchezza vera. Comunque, se vogliamo togliere, cioè E sta per energia uguale materia moltiplicato per il quadrato della velocità della luce. Quindi significa energia uguale materia, questo è il primo concetto importante da comprendere, moltiplicato per il quadrato della luce vuol dire che è materia che è molto molto veloce. Okay? Quando la materia va molto molto veloce, allora otteniamo l'energia. Quando l'energia rallenta tanto tanto tanto, allora otteniamo la materia. Okay? Spero che questo esempio porti ancora più chiarezza su questo aspetto. Ora, andando avanti, questa era solo una parentesi sulla struttura della materia, poi altri dettagli li potrete sentire lì durante il primo webinar, che vi invito a rivedere se non l'avete già visto.
Quindi i nostri pensieri influenzano la materia, questo l'abbiamo detto. Ed ecco anche perché le tecniche energetiche che utilizziamo, come la riprogrammazione energetica 2.0 oppure il coaching energetico, alla fine sono estremamente potenti anche sul piano pratico, sul piano materiale, sulla creazione materiale della nostra vita. Quindi ecco perché le tecniche energetiche o certe tecniche energetiche, diciamo, utilizzate in un certo modo, sono così potenti. Perché? Perché sfruttano questo principio, ossia è la stessa qualità che, della materia che muove la materia intorno a noi. Quindi noi andiamo a riprogrammare quei programmi che dentro di noi stanno creando la materia circostante intorno a noi. Non so se iniziamo a entrare in questa nuova ottica. Comunque, vabbè, andiamo avanti perché poi adesso già sono le 21:47, sto un pochino sforando con i tempi, non voglio farvi fare mezzanotte. Quindi, ok, vi ho raccontato poi della metanoia, la metanoia che è un racconto che parla all'inconscio, che ho creato per far vivere all'inconscio il sblocco di questi 12 filamenti di DNA, e lo abbiamo sommato alla ripetizione dei 12 nomi di Dio in antico ebraico, poi l'abbiamo sommato a una riprogrammazione energetica del punto zero, poi anche a delle musiche particolari, con anche delle suggestioni subliminali. Sempre per far sbloccare il DNA, e l'ho assemblato tutto all'interno di un audio che facciamo ascoltare il primo giorno dell'appuntamento con la ricchezza vera, che quest'anno, poi essendo di 4 giorni, sarà il secondo giorno di, diciamo, di incontro dal vivo. Quindi vi invito assolutamente caldamente a partecipare. Poi, infine, abbiamo chiuso la seconda parte della serata con la domanda delle domande, della quale parleremo anche faremo qualche accenno anche stasera e poi daremo una risposta nel prossimo webinar, e cioè chi sono io? Da questa domanda dipende tutta la nostra vita, perché questa è la nostra identità, è quello in cui noi crediamo, quello che di più profondo noi crediamo su noi stessi. Quindi abbiamo visto che noi non siamo il nostro nome, io non sono Giuseppe, io non sono il corpo di Giuseppe, io non sono l'anima di Giuseppe, io non sono lo spirito di Giuseppe, perché questo è il mio corpo, ma mio di chi? Il mio spirito, ma mio di chi? Ok? Quindi ci arriveremo poi piano piano a comprendere chi siamo veramente, e poi, vabbè, il culmine di tutti quanti i nostri percorsi alla fine della scuola di coaching energetico c'è proprio l'esperienza di viverla questa identità, questa essenza nostra profonda, e non soltanto conoscerla a livello mentale, che è un salto quantico bello tosto, grosso, che auguro di fare a tutti voi. Nella terza parte poi abbiamo visto quella storia lì, che quell'intuizione riguardo il DNA, cioè che riguarda il passato e che si guarisce attraverso il perdono di quegli avi che bloccano il denaro finché non vengono mandati alla luce. E questo è un altro lavoro energetico che se siete in grado potete farlo anche voi, se già vi occupate di energie, oppure potete venirlo a fare, lo faremo al primo giorno sempre di appuntamento con la ricchezza vera. Quindi abbiamo visto il processo di creazione in 3 passi, che è quindi perdonare il passato, amarci nella nostra essenza più profonda in quanto esseri divini, e poi creare il futuro attraverso la gratitudine. E questo è il percorso di creazione della materia in 3 passi che fa stiamo facendo in questi Destiny Days, che faremo in questi 3 webinar, e che poi facciamo ad un altro livello anche l'appuntamento con la ricchezza vera. E questa sarà un po' una novità per chi ha già partecipato alle prime edizioni di appuntamento con la ricchezza vera. Nel prossimo appuntamento con la ricchezza vera seguiremo questo filone, quindi ci saranno un po' di lavori energetici nuovi in questa direzione, quindi più incentrati sull'utilizzo di questo processo di creazione in 3 passi, perché alla fine l'appuntamento con la ricchezza vera è tutto un processo di creazione, cioè partiamo dal lavoro su noi stessi per culminare al manifesting, che è poi lo scopo finale. Una volta fatto, poi si può replicare per sempre nella vita. E infine abbiamo visto che nel DNA sono contenuti i programmi dei nostri avi, incluse, vabbè, qualche centinaia di programmi limitanti sul denaro, che influenzano la nostra creazione quotidiana. Quindi la nostra creazione quotidiana è molto influenzata dai programmi, ma questo lo vedremo anche questa sera. E infatti tutto questo ci riporta proprio a questa sera,
Quindi preparatevi, perché quello che sto per dirvi riguardo i programmi veramente vi illuminerà. Siete pronti? Siete carichi? Datemi un feedback su questa prima parte, se vi sta andando bene, come sta andando. Se ci sono domande, fatemi sapere. Vi aspetto in chat. Nel frattempo, abbiate pazienza, bevo un sorso d'acqua. Ok, vedo che comunque state apprezzando, possiamo andare avanti, siete fortissimi, vi ringrazio. A questo punto parlerei di programmi inconsci automatici e vediamo come funziona la mente. La mente, il cervello è composto da cellule che si chiamano neuroni, questo nella maggior parte dei casi. Poi in alcuni casi mancano completamente i neuroni e queste persone che non ce li hanno, poi li trovate tutti nel Parlamento italiano e nel Senato. Ok, queste, poi emerge la mia parte ribelle ogni tanto. Ok, scherzi a parte, ogni volta che noi impariamo qualcosa si illumina una piccola parte del cervello e si mettono in relazione alcune parti di questi neuroni e si creano delle sinapsi. Ok? Quando si mettono in relazione alcuni neuroni e si mettono in collegamento, è come se si creasse un piccolo solco tra un neurone e l'altro e questo solco praticamente più viene percorso e ripercorso e più diventa profondo. Per cui quanto più noi facciamo uno stesso pensiero, tanto più crea un solco profondo, uno stesso pensiero, uno stesso programma, una stessa abitudine, uno stesso ragionamento e questo crea solchi sempre più grandi. Questo è importante perché ci fa capire perché è difficile per noi uscire dalle routine, dalle abitudini. Perché, oddio, mi è saltato il video. Mi vedete sempre? Vediamo benissimo. Ah, e perché io non mi vedo più? Allora datemi un attimo, un secondo che riavvio il mio. Riavvio un attimo il video. Ok, ora mi rivedo. Aspetta, ok, perfetto. Ok, allora dicevo, ci sono questi neuroni che entrano in collegamento attraverso queste relazioni fra neuroni che sono sia di tipo biochimico che di tipo elettrico. Questo ci fa capire quanto questo sia molto simile a quello che può essere il funzionamento di un computer, no? Dove ci sono proprio collegamenti elettrici, tant'è vero, vabbè, non entriamo nei dettagli, ok, comunque è proprio elettricità quella che scorre nel nostro cervello. Ora, le informazioni che apprende il cervello sono informazioni base. Immaginate un bambino neonato appena arrivato su questo pianeta, le prime cose che vede o che sente o che tocca sono degli input, no? E quindi percepirà un colore, percepirà una forma, percepirà un odore. Percepirà una sensazione tattile, ok? Quindi queste sono singole cose. Il bambino, infatti, all'inizio non è che interagisca così tanto nella realtà perché sta ancora registrando tutte quante queste informazioni, ok? Poi, piano piano, inizia a mettere insieme delle varie percezioni diverse. Quindi, dai pensieri base si passa a dei pensieri più complessi. Quindi, per esempio, vedo una cosa cilindrica. È dolce al sapore, ha un profumo buono, allora è una torta. Ok? Da quel momento, dal momento in cui io bambino riconosco che quella è una torta, allora da quel momento in avanti non avrò più dubbi e quando vedrò qualcosa che è cilindrica, ha quella forma, ha quel colore, ha quel sapore,
quell'odore, per me è una torta, non mi riferirò più a quell'oggetto come qualcosa di, riferendomi alla descrizione dell'oggetto sotto questi aspetti dei colori e delle forme, ma mi riferirò a quell'oggetto con il nome torta, perché ho già installato dentro di me il programma torta, ok? Qualunque concetto, qualunque concetto, ricevo commenti strani che non capisco, qualunque concetto è un programma, perché è diciamo, l'unione più complessa di vari programmi base, varie connessioni neuronali. Okay? Quindi una volta creato un programma, questo programma fa un percorso in quattro diverse fasi. Inizia si parla di incompetenza inconscia, quindi incompetenza conscia, quindi praticamente io non so di sapere, non so di non sapere qualcosa, quindi ignoro completamente dell'esistenza di qualcosa e quindi non la so proprio. Poi c'è la incompetenza conscia, quindi io scopro qualcosa, capisco che esiste, non la so fare e quindi sono incompetente, però ne sono consapevole di essere incompetente. Poi c'è la competenza conscia, che è, per esempio, io mi sforzo di imparare quella cosa e con un po' di sforzo riesco a farla pensandoci, mi riesco a risolvere quella cosa, a fare quel compito e sforzandomi riesco a farlo. Ok, quindi sono competente, però ci devo pensare, fino ad arrivare a un ultimo stadio che è quello della competenza inconscia, ossia io in automatico, senza neanche pensare a quello che sto facendo, lo faccio. Classico è l'esempio dell'automobile, no? Perché lì, mentre all'inizio, quando siamo alla scuola guida, siamo in una fase di competenza conscia, cioè se riusciamo a guidare, però dobbiamo stare attenti la prima come si mette così, la seconda, la terza, ci cioè dobbiamo pensare. Poi dopo, come amano fare le donne, quando diventano competenti a livello inconscio, iniziano a guidare, contemporaneamente si truccano allo specchietto, poi guardano gli SMS e poi fanno mille altre cose. Ok, sto scherzando, ovviamente non lo fanno le donne, spero, però comunque riusciamo a fare tante altre cose senza dover necessariamente pensare a quello che stiamo facendo con i pedali, la frizione, slittare, le marce, eccetera, eccetera. Quindi siamo arrivati a un livello di competenza inconscia. Ok? Questo è il processo che fanno tutti quanti i programmi, e spesso questo processo può avvenire anche a un livello più molto più rapido. Non è che il programma scuola guida sia immediato, ci vuole qualche tempo per assimilarlo. Invece ci sono programmi molto più immediati, come per esempio il programma di riconoscimento facciale della propria madre o del proprio padre, è una cosa abbastanza rapida. Quindi una volta che il bambino riconosce che la madre ha quel viso, quella forma, quel colore, quell'odore, una volta che l'ha vista, poi la riconoscerà per sempre, ok? Anzi, addirittura per via di certi sensi più profondi, il bambino riesce a riconoscerla anche senza averla mai vista. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Quindi, andando avanti con questo discorso, ho un video da farvi vedere, sempre se sono capace di farvelo vedere, perché questo è un tool nuovo che stiamo utilizzando. Fatemi vedere un secondo. La cosa importante da dire è che non importa se questo programma che andiamo a installare è un programma potenziante o depotenziante, se è un programma che ci danneggia oppure se è un programma che ci favorisce. Comunque, una volta che è stato installato questo programma, è stato installato, quindi va all'infinito fino al giorno in cui non andiamo a disinstallarlo. Okay? Quindi è molto importante comprendere che il programma, se non viene installato, va avanti in automatico, okay? Per vite, non si blocca mai. Addirittura noi ereditiamo nel nostro DNA, vari tantissimi programmi che ci derivano dai nostri avi. Ok, questo è importante, l'abbiamo già detto prima. Allora, adesso cercherò di farvi vedere un video, sperando di riuscirci. Eccolo qui. Ok, non so se sentirete l'audio, ma comunque è soltanto una musichetta. Vi verrà chiesto di guardare di guardare delle immagini,
cioè di guardare, scusatemi, di guardare al centro ci sarà una crocetta, ai lati ci sono delle immagini e voi guardate, continuate a guardare solo la crocetta e solo poi con la coda dell'occhio cercate di riconoscere i personaggi, ok? Perché saranno i personaggi famosi a destra e a sinistra. Voi però non guardate i personaggi, guardate solo la crocetta. Chiaro per tutti? Vediamo se ci riesco. E qui abbiamo un problema, Watson. Ah no, forse lo sto risolvendo. Ok, condividi. Dovreste vedere. Che state. Ah, no. Eccolo qua. Wow, che figata. Ok. Facciamo così. Perfetto. Ok, ora mi date conferma che state vedendo questa scritta Why You Should Never Believe, perché non dovresti mai credere? Giustamente, però io come faccio a dirvelo che mi state. Ok, sì, lo stavate vedendo. Perfetto, allora lo faccio partire. Guardate alla croce al centro. E vedrete le facce intorno che sono distorte. Allora, il tuo cervello sta provando a processare queste immagini in un piccolo periodo di tempo. L'abilità di riconoscere le facce, quindi il programma di riconoscimento facciale, è perso. Il tuo cervello combina le caratteristiche di diverse parole in un'unica cosa. Ok, quindi in questo modo. Ah, scusatemi, aspetta, tolgo la condivisione qui dello schermo, così non ci incasiniamo. Ok, torniamo a noi. Quindi praticamente la morale della favola è che per la mente. Per una serie di motivi, diciamo per comodità, distorce la realtà. Quindi quello che ci dovremmo chiedere è se questa distorsione avvenisse più spesso di quanto noi crediamo, e se la realtà fosse completamente distorta sulla base dei programmi della nostra mente, quanto di quello che vediamo è veramente vero? Queste sono le domande che dovremmo farci in questo momento. E allora chi è che produce i nostri pensieri, i nostri giudizi, le nostre emozioni? Sulla base di cosa nascono? Sulla base di quello che pensiamo noi veramente o di quello che ci fanno produrre i nostri programmi? E quindi alla fine, essendo noi creatori della nostra realtà, siamo noi a creare la nostra realtà oppure sono i nostri programmi? Non so se queste domande vi stanno iniziando a far riflettere sulla situazione. E quindi le nostre decisioni, quelle importanti, quelle che ci cambiano la vita, quelle che ci fanno, che determinano tutti quanti i fattori della nostra vita, sono decisioni che noi prendiamo sulla base di quello che siamo noi nella nostra profondità o su quello che i nostri programmi ci fanno credere che sia vero? Allora, visto che qualcuno potrebbe pensare che la nostra mente non ci inganna del tutto, allora io vi condivido un altro video carino. Ok, quindi abbiamo visto anche questo secondo video che ci fa capire definitivamente come, scusate, mi tolgo un attimo la condivisione, ci fa capire come in effetti la nostra mente
ci può ingannare, anzi ci inganna il più delle volte, ok? Quindi, ok, sta succedendo un macello qua sui video, spero vi sia piaciuto questo secondo video, e quindi iniziamoci a chiedere chi è che crea il nostro destino. Cioè, se quei bolloni, io poi peraltro è la seconda volta che guardo quel video, quindi lo conoscevo già, e nonostante questo non riuscivo a ricordare, cioè proprio nella mia mente, quelli veramente erano sempre dei bolloni tridimensionali. Quindi comunque la mente viene ingannata anche quando già sa che è ingannata, non so se mi spiego. Quindi è veramente un'illusione molto molto forte. E considerate anche che, essendo tutta quanta la materia vuota, come abbiamo visto all'inizio, pensate quanto è forte questa illusione, la famosa illusione Maya, no? Che avrete già sentito nominare. Bene, quindi immaginate quanto tutto quanto il nostro destino dipende da ogni singolo pensiero. E infatti il processo di creazione della realtà, che forse voi avranno visto nel nostro videocorso, il processo energetico di creazione della materia, avviene attraverso un programma. Questo lo aggiungiamo adesso, questo pezzo, è un programma che fa nascere un pensiero, dal pensiero nasce un'emozione, dall'emozione poi nasce l'azione, che è sulla base dei pensieri e delle emozioni, e poi dall'azione poi otteniamo il risultato, ok? Quindi il nostro destino, che è il risultato finale, è il frutto alla fine di una catena che ci riporta ai programmi. Quindi sono i programmi che creano il nostro destino, e questo è un problema che dobbiamo imparare a affrontare. Quindi pensate quanto può essere importante imparare a riconoscere i programmi quando sono in azione, e anche a saperli trasformare se necessario, a trasformare quindi quelli che sono programmi limitanti, perché in assoluto non esistono programmi positivi o negativi, perché per la nostra anima anche ciò che a noi appare negativo può essere positivo, anzi più delle volte lo è, ma sicuramente possiamo distinguerli in programmi potenzianti e limitanti. Quindi ci sono programmi che ci limitano e quindi ci impediscono, per esempio, di arricchirci, per esempio, no? Visto che stiamo parlando di questo, e ci sono programmi invece che ci potenziano, e quindi, per esempio, possono essere il programma limitante, il denaro è sporco; un programma invece potenziante è il denaro è pulito, oppure il denaro mi fa bene, il denaro è una cosa positiva per tutti. Questi sono programmi potenzianti, perché in effetti alla fin fine il denaro che cos'è? È una cosa buona, una cosa cattiva? È neutro, è uno strumento, è un oggetto, non può essere buono. Una moneta per far male la devi tirare in fronte a qualcuno, ma se non so come mi vengono questi esempi. Comunque, una moneta non può fare male a nessuno, ok? Sono pezzi di carta, sono pezzi di metallo, quindi è soltanto l'uso che ne facciamo che può fare la differenza. Quindi, in assoluto, siamo noi che appiccichiamo le nostre emozioni sopra alla moneta, al denaro. Ok, questo è importante da comprendere, perché molte persone dicono: ah, perché se ci fosse il baratto al posto del denaro non ci sarebbero tutti i problemi del mondo. No, sciocchezza, assolutamente. Il denaro è uno strumento ed è anche utile. Tutto ciò che noi, che noi pensiamo, al di là del fatto che il denaro sia uno strumento, è assolutamente una nostra proiezione, è una nostra dinamica sul denaro, è una nostra emozione negativa o poco potenziante che andiamo ad appiccicare sopra il denaro. Okay? Questi sono concetti importanti da iniziare a masticare. Quindi, fatemi vedere se ho detto tutto. Quindi, no, voglio capire se vi state rendendo conto dell'importanza di questa serata e di quanto è importante riconoscere questi pensieri. Chi è che si rende conto e che vorrebbe imparare a riconoscere e poi anche trasformare i propri programmi limitanti? Datemi un feedback qui in chat, così mi rendo conto anche se continuate ad essere svegli o se vi siete addormentati. Ok, Daniela è sveglia. Bene, grazie Daniela, siamo in due adesso. Ok. C'è un bel ritardo tra quando parlo io e quando sentite. Ah, ok, allora ci sono anche altri, perfetto. Io, sì, va bene, va bene. Ok.
Allora, è molto importante, ragazzi, la partecipazione quando vi faccio delle domande perché il processo di apprendimento ne beneficia tantissimo, cioè limitarvi ad ascoltare qualcosa vi fa prendere a una percentuale di ritenzione veramente molto bassa. Se invece voi siete attivi nell'ascolto e nella partecipazione, ecco, per esempio, anche sto vedendo i like, i cuoricini, questi funzionano nel senso che siete attivi e siete partecipativi. Quindi quando scrivete qualcosa, quando io vi faccio qualche domanda, lo faccio come stimolo anche per farvi partecipare. Questo è importante più per voi che per me. Io ve lo dico, quindi ecco già, adesso vedo che sta cosa sì, la stessa cosa l'avete capita e questo lo apprezzo e vi ringrazio per la partecipazione. Ok. Quindi andiamo a vedere quali sono le caratteristiche dei programmi, sia limitanti che non limitanti. Diciamo tutti quanti i programmi hanno la caratteristica che lavorano da soli in automatico, di sottofondo, in background, anche se noi non ce ne accorgiamo che si sono attivati. Ok? Lavorano da soli e vanno avanti all'infinito. Anche se ti dimentichi di averli installati, funzionano da soli. Sono molto più forti della forza di volontà. Quindi, per esempio, questo spiega il motivo per cui le diete non sono sempre facili da seguire, perché noi con la nostra forza di volontà diciamo, ok, oggi mangio solo carote, mangio solo carote, mangio solo carote, poi a un certo punto subentra una parte di noi che è molto più forte, compulsiva, una voglia pazzesca di barattolo di Nutella con le dita dentro e a mezzanotte ci ritroviamo con le dita nella Nutella. Questa è una scena tremenda che magari qualcuno di voi avrà vissuto. Io in passato da ragazzo l'ho fatto tante volte, no? Non con le dita, magari con un cucchiaio, però comunque a un certo punto si cede, no, alla voglia compulsiva di mangiare schifezze perché c'è una parte di noi più profonda, più forte, che sono i programmi, che ci spinge poi a mangiare le schifezze e quindi salta la dieta e tutti i nostri buoni propositi. Perché? Perché i programmi sono più forti, decisamente più forti della forza di volontà. Anche se iniziamo una dieta, sembra che José sia saltato, non c'è proprio più qua. Siamo rimasti noi, ma mi sentite? Sì. sono tornato, mi senti? Mi senti? Ti sento. Ah, ok, fantastico, scusami. Non so che era successo. Sì, mi ero accorto che si era spenta la webcam per un secondo, però non pensavo fosse saltato. Va bene, posso andare avanti? Allora mi stavate seguendo? Dove siete arrivati? È la Nutella, comunque. Ok, Anna Maria, ascoltami un secondo. Dovresti togliere il volume dell'audio dalla diretta e seguirla e seguirmi dal webinar. Quindi dovresti togliere il mute che hai messo probabilmente all'interno del software che stiamo usando per la gestione del webinar e ascoltarmi da lì dentro. Ancora sento doppiato, quindi devi togliere l'audio dalla diretta invece da Facebook. Dimmi quando hai fatto, così vado avanti. Ma non so come farlo. In basso a Basso destra c'è un destro. microfono su Facebook dove vedi la mia spalla, fammi vedere se dove c'è Vishnu. Vedi dove c'è Vishnu? Il megafonino, devi disattivare quello. L'hai fatto? Non lo trovo, sinceramente. Se vuoi me ne esco del tutto e ti seguo diversamente perché non so farlo. No. Va bene, allora seguimi dal. No, però adesso mi stai rispondendo in tempo reale. Ma per caso hai Per tolto le caso ho tolto cuffie? le Perché io cuffie, sento perché sono doppiato. doppiato. Non ho fatto niente diverso da prima. Ah. Vabbè, allora. Adesso hai riattivato. Uno dei due audio li devi disattivare perché io sento doppiato in cuffia, se no posso disattivare il tuo audio. Fallo tu se puoi, visto che io non so farlo. Vabbè, no, sì, sento doppiato, devo disattivarlo. Ok, va bene, a posto. Allora andiamo avanti. Siamo rimasti a Nutella. Il concetto era che praticamente anche quando abbiamo una grossa forza di volontà, questa viene soppiantata dalla forza invece dei programmi. Quindi
I programmi sono più forti della forza di volontà e poi hanno un sistema di autoconservazione. Questa è una delle cose, delle più grandi bastardate dei programmi. Cioè, se tu stai provando a disinstallare un programma, questo per spirito di autosopravvivenza, quasi come se fosse un essere vivente, proverà in tutti i modi a farti desistere dalla disinstallazione. Quindi c'è un forte, diciamo, sistema di auto conservazione. Quindi i programmi cercheranno, dipende poi dai programmi, chiaramente, però ci sono quelli sui quali ci sono fortissime resistenze. Ok? Quindi tenetelo sempre presente. Questo li rende anche più difficili da disinnescare. Ok? Poi i programmi vengono installati in diversi modi, vengono installati in diversi modi. Per installare un programma ci sono principalmente tre modi. Il primo modo è quello per impressione emotiva, ok? Il secondo modo è quello per ripetizione. Il terzo modo è quello per eredità. Partiamo da quest'ultimo metodo, che è quello di cui abbiamo già parlato, il metodo di installazione dei programmi, e che è quello che ce li ritroviamo già nel DNA. Nel DNA ci sono tutta una serie di regole e di programmi sulla base dei quali noi viviamo finché non ce li andiamo a disinstallare. Quindi non è vero che i bambini nascono completamente tabula rasa, in realtà diciamo che i bambini nascono già con dei programmi che vengono assorbiti dal DNA e dei genitori. Ok? Quindi della linea materna e paterna. Poi l'altro metodo di installazione è quello per impressione emotiva, tipico esempio il trauma. Okay? Quando una persona fa un incidente, ha un trauma, l'impressione emotiva e la collisione contemporaneamente di diciamo un forte impatto emotivo e delle informazioni, questa collisione fa sì che ogni volta che ci siano le stesse informazioni, poi dopo ci saranno le stesse emozioni. Ok? Quindi, per esempio, quando una persona fa un incidente mentre sta guidando, la prossima volta tornerà a guidare, magari rivivrà quell'emozione di smarrimento oppure rivivrà quella paura che ha vissuto durante l'incidente. Questo per fortuna non si verifica soltanto con le emozioni negative o con gli eventi negativi, si verifica anche con delle emozioni positive. Quindi, per esempio, l'unione tra un'informazione e un'emozione si può fare anche attraverso le emozioni della gioia, dell'amore, della fede. Okay? Quindi ci sono tanti metodi, diciamo, tante tecniche spirituali con le quali fare questo tipo di creazione, di neuroassociazione con il quale installiamo dei programmi. Poi c'è il programma. C'è l'installazione dei programmi per ripetizione. Allora, qui è una cosa un po' più complessa, anche se in realtà poi il concetto è semplice, cioè tante volte viene ripetuto qualcosa e tanto più è autorevole la fonte che lo ripete e tanto più facilmente si installano dei nuovi programmi. Quindi è molto famoso, come anche ci suggerivano qui in chat, la Coca-Cola, no? Bevi Coca-Cola, bevi Coca-Cola. Questo è un imperativo, no? Che riecheggia nel nostro inconscio, perché noi la leggiamo da quando siamo nati fino a che non abbiamo l'età che abbiamo. Bevi Coca-Cola, bevi Coca-Cola. Perché quel comando martellante? Perché anche quando vogliamo smettere di bere Coca-Cola, a un certo punto diciamo: no, ma a me la Coca-Cola piace troppo, non ce la faccio, sta troppo bene con la pizza, sta troppo bene con quello che mangio, voglio la Coca-Cola. Ma in realtà lì non stiamo assecondando un bisogno della nostra anima, un bisogno della nostra parte profonda, noi stiamo assecondando un bisogno dei nostri programmi, quindi della nostra mente, anche se questa cosa può danneggiare il nostro corpo, perché la Coca-Cola è qualcosa che, vabbè, a parte l'acidità proprio delle componenti chimiche che non fanno proprio bene. Quindi, comunque, nonostante questo, noi andiamo a berci la Coca-Cola perché? Perché c'è il programma, perché c'è stato ripetuto tante volte. Ok, questo è uno dei tanti esempi. Poi ci sono tante cose che ci vengono ripetute, per esempio, nei telegiornali: c'è la crisi, c'è la crisi, c'è la crisi. Mi ricordo che c'è stato un periodo in cui ce l'hanno ripetuto talmente tante volte che poi a un certo punto, se ti permettevi di dire che non c'è la crisi oppure che la crisi è un programma, le persone dicono: vabbè, allora sei un cretino. Perché? Perché è talmente entrato proprio nel tessuto sociale questa idea della crisi che tutti quanti sanno che c'è la crisi e quindi tutti quanti si comportano di conseguenza e quindi licenziamenti, eccetera, eccetera. Ma perché avvengono quei licenziamenti? Perché effettivamente c'è stata la crisi? Sì, ni, nel senso che nel momento in cui è stato installato il programma, a quel punto effettivamente c'è la crisi, ma se non si installava il programma non c'era la crisi.
Okay? Quindi i media sono co-creatori, cioè spingono le persone a creare quel programma. E quindi noi la prossima volta che vediamo qualcosa del genere alla televisione, noi dobbiamo proprio fare fisicamente una separazione. Diciamo, ok, io rifiuto questo programma, fatelo insieme a me, il programma della crisi, io rifiuto il programma della crisi. Quindi proprio proteggetevi, fate uno scudo quando arrivano dei programmi. Per esempio quando qualcuno parla, no? Dice, ah sì, perché poi alla fine non c'è mai una lira, i soldi non bastano mai. Due credenze al volo così, voi fate, io rifiuto questa credenza, ok? Preservo la mia energia da questa credenza, senza doverlo dire ad alta voce, senza doverlo fare capire da loro, anche se fate un attimo così sotto banco, nessuno se ne accorgerà e voi rifiutate quei programmi, ok? Questo può salvarvi la vita. Ok, quindi abbiamo visto come si installano i programmi, abbiamo visto come funzionano, abbiamo visto l'esempio dei traumi della Coca-Cola. Ok. Quindi dicevamo, i programmi agiscono in background, abbiamo detto tutto. Ok. Vabbè, vi ho detto già tutto. Io il problema, siamo quasi arrivati al termine di questa mia prima parte, poi passerò la linea ad Anna Maria. Ok, ecco, questa è una cosa interessante. Quando si parla di programmi limitanti sul denaro, è uno di quei casi in cui ci sono tantissime resistenze. Allora, per esempio, io vi ho detto alcuni programmi, anche quando abbiamo fatto il sondaggio, poiché ci sono tantissime persone che sono su vari percorsi spirituali, normalmente diciamo sono rari i percorsi spirituali nei quali il denaro non viene trattato in modo diciamo con distacco, nel senso un po' con schifio, no? Dice, ah, il denaro, io sono spirituale, che schifo, questo. Il denaro per l'inconscio rappresenta la materia, quindi quando ci sono percorsi che fanno creare separazione tra spirito e materia, allora là nascono dei bei casini. Ricchezza vera è un percorso che è nell'equilibrio tra spirito e materia, non l'una e non l'altra prevale. Quindi c'è equilibrio tra ciò che è spirituale e ciò che è materiale, quindi tra quelli che possono essere, che può essere la ricchezza spirituale e quello che è il denaro, quindi la versione più materiale della ricchezza. Quindi sì, ok, giustamente Giovanni mi fa notare che manca il terzo punto sull'eredità, che non ne ho parlato. Effettivamente, però, ve ne ho già parlato nell'arco del primo webinar all'inizio di questo, cioè nel DNA è contenuto il DNA, nel DNA sono contenuti i programmi che noi ereditiamo. Questo è un modo per installarli. Mi dicono che qualcuno non sente più. Voi sentite? Datemi un feedback se mi sentite. Mi sentite? Ok, allora posso andare avanti. Sì, vi dicevo che l'equilibrio tra spirito e materia è molto importante. Nei molti percorsi spirituali viene perso di vista un pochino questo equilibrio e poiché il denaro è per l'inconscio la manifestazione fisica della materia, quindi diciamo, l'archetipo della materia, rappresenta proprio per il nostro inconscio la materia, l'aspetto materiale. Allora, chi fa un percorso spirituale in genere ha dei problemi con il denaro. Allora, quando io poi vado a dire, poi magari queste persone studiano, no, e scoprono che questa storia dei programmi limitanti sul denaro, allora iniziano a dirsi tante belle cose sul denaro. Quindi, se gli dico, guarda, che potresti avere questo pensiero negativo sul denaro, questo programma negativo sul denaro, mi dicono: no, 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 io il denaro lo amo, io il denaro è bellissimo, il denaro qui e il denaro lì. In realtà, molto spesso queste persone se la raccontano questa storia che apprezzano il denaro, che vogliono il denaro, che il denaro è positivo, eccetera, eccetera. Però di fatto sono ancora attivi tantissimi programmi, anche religiosi, limitanti sul denaro in background. E quindi allora io dico: ma la realtà che cosa ti dice?
riguardo il denaro, che rapporto hai? Stai bene economicamente? Sei veramente soddisfatto di quello che hai? Allora va bene, può essere che tu abbia già risolto tutti i tuoi programmi con il denaro, ok? Se tu stai a posto, diciamo, con te stesso quando si tratta di denaro. Se invece tu, diciamo, ti manca sempre un centesimo per apparare un euro, oppure se hai meno soldi di quelli che vorresti, se stai sempre a rincorrere il denaro, e se il denaro è causa di litigi in famiglia o cose di questo tipo, allora vuol dire che ancora qualche programma in background sul denaro ci sta ed è molto probabile se non ci hai mai lavorato. E quindi io direi stasera di passare a lavorare su qualcosa di pratico e di lavorare su qualcosa di cui abbiamo parlato, ossia sui programmi limitanti del denaro. Però prima di di passare a questa parte vorrei chiedervi se avete delle domande. E nel frattempo che me le dite, io vi rimetto questo così faccio un sorso d'acqua. Allora, ditemi se ci sono domande su questi argomenti. Mi sentite? Ok. Allora, dove state? Eccomi qua. Allora, vediamo un po' le domande. Come scoprire i programmi limitanti, individuarli? Ottima domanda, Rita. Ok, non sempre riesco a guadagnare abbastanza, ho sempre paura di non farcela perché. Dodi, è una domanda un po' personale, ma comunque diciamo che magari anche altri possono avere la stessa domanda. Comunque, sicuramente può dipendere da mille fattori. Bisognerebbe fare un'indagine nel caso specifico sul motivo. Può essere, sicuramente sarà un insieme di programmi che ti impedisce di farlo. Probabilmente ci sono energie di diverso tipo, oppure una qualsiasi delle otto energie di cui ho parlato nell'ebook, le otto energie per sbloccare il denaro, che peraltro vi ho anche inviato. Se siete iscritti a quella lista del webinar, le avete ricevuto. Se non l'avete ricevuto, cercate nella descrizione di questo webinar, c'è il link, iscrivetevi lì e poi lo rimanderò. Anzi, no, lo ricevete già in automatico appena vi iscrivete. Quindi, se volete questo ebook, iscrivetevi nel link in descrizione. Tornando a Rita che chiedeva come scoprire i programmi limitanti. Uno dei metodi più semplici che noi coach energetici utilizziamo è attraverso l'ascolto. Quando una persona ci sta parlando, ci dice tutto riguardo il suo mondo interiore. Infatti, noi insegniamo alla scuola di coaching energetico proprio una lettura molto profonda. Quando una persona ci sta parlando e di fronte a noi, noi facciamo una scansione molto profonda di quello che. Di quello che è quella persona, riusciamo a capire più cose di quella persona di quanto la persona stessa non ne sappia su se stessa. Quindi ci sono dei metodi che sono, per esempio, ecco, quindi ti faccio un esempio molto pratico. Una persona che ti sta parlando e mentre ti parla ti dice: Eh sì, aspetta, non voglio inventarmi programmi. Ecco, per esempio, però per fare soldi bisogna faticare. È ovvio che senza faticare non si possono fare soldi. Boom, ti ha detto già un programma. Se tu hai orecchio, riesci a riconoscere che quello è un programma. E quindi l'hai capito che quello ti sta dicendo che è dentro a quel programma. Poi tu a quel punto glielo puoi dire e quella persona molto probabilmente ti risponde, dice: Ma guarda che questo è un programma, e lui ti risponderà: ma scusa, non è che è un programma, è proprio così. È proprio vero che senza faticare non si possono fare soldi. E a quel punto tu che fai? Esci pazzo perché dice: Guarda che è un programma. E quindi
Questo perché? Perché quando sei all'interno di un programma non lo capisci che è un programma, o hai più fatica a capirlo. Ovviamente se fai questo in modo abitudinario lo riesci a riconoscere anche sul tuo programma. Però non devi insistere con le persone, se loro non sono pronte a capirlo che quello è un programma e che se lo devono trasformare, leva mano, nel senso non insistere più di tanto. La cosa che è importante e fondamentale in questa situazione è la parola chiave è umiltà, cioè essere sempre aperti all'ipotesi che noi abbiamo qualche programma da lavorarci. Quindi se per esempio arriva una persona che ha esperienza come un coach energetico oppure anche un coach normale che può essere esperto in questo settore, ma comunque qualcuno che sa cos'è un programma ed è abituato a riconoscere programmi, se ci dice guarda che potresti avere questo programma, noi dovremmo avere l'umiltà di dire sì, ok. Questo è un programma, oppure potrei avere questo programma. E a quel punto, se ti viene questo dubbio e tu hai l'umiltà di accettarlo, è il primo passo per poter poi, per esempio, fare un test energetico con un biotensor oppure con un pendolino, con un test kinesiologico e dire effettivamente se quel programma è installato oppure no. E poi, per esempio, potrebbe essere se potrebbe essere uno specchio. Vabbè, però questo è un altro mondo, quello degli specchi, del quale non parliamo stasera. Però anche gli specchi, per chi sa di cosa sto parlando, anche quelli sono dei programmi. Ok, sono impaziente di capire e rimuovere programmi limitanti sul denaro. Ok, anch'io. Se sono a conoscenza di un programma limitante, secondo te come posso eliminarlo completamente? Allora, i programmi abitualmente non si eliminano, ma si trasformano. Il processo è questo: individuazione del programma, accettazione del programma, integrazione del programma. I programmi si integrano oppure si trasformano, oppure si integrano e si trasformano. Quindi questo è il processo. E vabbè, chiaramente poi per farlo ci vuole un minimo di esperienza. Noi lo insegniamo alla scuola di coaching energetico. Nel tuo caso puoi affidarti a tutta la montagna di strumenti che noi mettiamo a disposizione nei nostri circuiti. Quindi, per esempio, le riprogrammazioni energetiche di Anna Maria, che trovi sia quelle gratuite sia quelle a pagamento, le trovi su YouTube, le trovi su energeticcoach.com, tutte quante le ormai forse centinaia di training che abbiamo fatto nell'Energetic Club, quindi energeticlab.com, oppure tutti i vari, per esempio anche nell'ultimo webinar che abbiamo fatto una riprogrammazione energetica del punto zero. Quindi comunque puoi utilizzare queste, diciamo, riprogrammazioni qui, oppure se vuoi proprio lavorare su delle tue specifiche cose da riprogrammare della tua vita privata, puoi farlo nelle sessioni di coaching gold mensili che facciamo all'interno dell'Energetic Club. Quindi puoi andare su energeticclub.com, iscriverti e poi ricevere informazioni su come iscriverti all'Energetic Club. Al momento le iscrizioni sono aperte. Poi, come fai a riconoscere i programmi di te stesso? Allo stesso modo in cui riconosci i programmi degli altri. A volte ti capita di parlare e mentre parli ti ascolti e dici, ah cavolo, tengo sto programma. E poi, insomma, se ci fai l'orecchio per queste cose, poi lo riesci a riconoscere. Quindi comunque stasera avete già fatto un primo passo in questo mondo molto importante, cioè capire come funzionano, come si individuano e poi adesso possiamo andare a fare le prime trasformazioni di questi programmi. Un altro modo per riconoscerlo è sempre collegato all'umiltà. Ora, noi in questo momento siamo in questa sala virtuale, no? In questo webinar virtuale e stiamo creando una sorta di forma pensiero unica di tutti quanti noi. Stasera andremo a trasformare delle credenze limitanti. Anche le persone che ascolteranno la registrazione successivamente entreranno in questa energia e quindi se ci troviamo tutti quanti qui non è un caso e è del tutto plausibile e probabile che tutti questi programmi di cui andremo a parlare adesso e che leggeremo insieme siano presenti in tutti quanti noi. Ora, prima di passare la parola ad Anna Maria e di andare avanti, voglio controllare un secondo se vi ho detto tutto, perché credo che c'era ancora qualcosina che volevo dirvi. Ok, quindi diciamo ecco, un'altra cosa importante è la differenza profonda che c'è tra ciò che noi pensiamo e ciò che noi crediamo di pensare. Ok?
Quindi quello che noi crediamo di pensare spesso, molto spesso, è diametralmente opposto a quello che noi abbiamo dentro di noi come informazione. Per esempio, ci sono persone che dedicano la propria vita, per esempio, creano una fondazione contro il razzismo, contro la guerra, contro varie cose. In realtà, quelle persone stanno cercando di lottare contro dei programmi che hanno dentro ed è assolutamente probabile, per non dire sicuro, che queste stesse persone che creano queste fondazioni, questi movimenti, in realtà dentro di loro portano un'energia di guerra oppure di razzismo non lavorata, repressa, okay? E quindi cercano di espiare questa loro, diciamo tra virgolette, colpa che vivono come una colpa, questa energia che vivono come una colpa, creando queste fondazioni, aiutando le persone, per esempio, di colore, però in realtà stanno lottando dentro di sé con questa energia di razzismo perché non si rendono conto che stanno lottando contro un proprio programma. Questo per farvi capire quanto proprio le persone che credono fermamente, hanno un credo fo fermo, forte, eccetera, eccetera, in realtà rimangono comunque vittime di programmi che spesso sono proprio gli stessi contro i quali loro stessi lottano. Quindi pensate un pochino quanto può essere opposto ciò che noi portiamo dentro di noi e quello che noi poi crediamo di pensare di noi stessi e della realtà. Quindi questo è un esempio molto forte. Ok, vabbè, qui sono una serie di esempi che vi saltano. Momento non è utile. Ok, il concetto che l'umiltà è quindi essere rimanere sempre aperti al cambiamento e accettare che ci possa essere qualcosa in noi da trasformare. Ok, a questo punto io volevo farvi scaricare un modulo che però vi ho anche mandato via email. A questo punto, chi è che si è scaricato quel modulo via email che ho mandato nell'ultima mail di avviso? Prima del webinar, vi ho mandato un moduletto, per raccogliere i programmi. Qualcuno di voi l'ha già iniziato a compilare o l'ha stampato, come avevo detto di fare? Ditemi un sì o un no se l'avete fatto o non l'avete fatto. Ok, brava Gwenda, però io credo che tu già sei venuto all'appuntamento con la ricchezza vera oppure no? Comunque noi all'appuntamento con la ricchezza vera raccoglieremo tutte le credenze raccolte dai partecipanti, faremo un'ulteriore estrazione di credenze all'interno del secondo giorno. Brava Daniela che l'ha stampato. Ok, non ancora, va bene, non c'è fretta, stasera non è necessario utilizzarlo. E comunque vi dicevo, all'appuntamento della ricchezza vera faremo un doppio lavoro per la trasformazione di centinaia di credenze, quindi 100, 200, 300 credenze, le andremo a riprogrammare tutte quante, prima con una riprogrammazione energetica del punto zero di Anna Maria e poi con un rituale sciamanico con il fuoco sacro meraviglioso al quale parteciperà con tutta probabilità un guru, un vero guru balinese che molti di voi hanno già conosciuto, perché finora per puro caso è sempre stato presente, anche quando non ci siamo organizzati, all'appuntamento con la ricchezza vera. Quindi si sintonizza sempre con l'appuntamento con la ricchezza vera. Ok, grazie per i feedback. Sì, scrivetelo e portatelo a Malta. Ok? Quindi. Ok, intanto vedo che è arrivata anche Gioia Immobiliare, che è un'altra nostra studentessa della scuola di coaching energetico, che saluto. E andiamo avanti. Ora che abbiamo compreso la natura dei programmi e di quanto influenzano la nostra vita, andiamo a dichiarare il nostro vincitore del sondaggio. Al primo posto, vincitore incontrastato con la bellezza di 131 voti, il più votato di tutti i programmi è: i soldi sono necessari per vivere dignitosamente. Ora, quando ho letto la prima volta questo programma, io ho detto, vabbè, ma non è un programma limitante perché i soldi sono necessari per vivere dignitosamente. Pensate come possa essere facile lasciarsi ingannare da un programma, addirittura rischiare di non riconoscerlo. Quindi, in realtà, credere che per avere la nostra dignità, collegare la nostra dignità al nostro conto in banca, quindi al quantitativo di soldi che noi possediamo, è una credenza limitante. Noi dobbiamo svincolare la credenza
di quanto noi siamo dignitosi, di quanto la nostra vita sia dignitosa dal denaro, perché effettivamente si può vivere dignitosamente anche completamente senza soldi e si può anche vivere senza dignità con tantissimi soldi. Quante persone senza dignità, le ho prenominate all'inizio di questo webinar, sono straricche in termini monetari, ma sono completamente senza dignità. Pensiamo alle persone che derubano i soldi dei cittadini, a persone che truffano, imbrogliano, oppure persone che sono invischiate in cose mafiose, insomma, eccetera, eccetera. Poi, al secondo bisogno, per avere i soldi bisogna faticare, questo ve l'ho citato anche prima. Questa ovviamente è una credenza limitante perché è vero o non è vero? È vero se ce l'abbiamo come credenza, ma non è detto che sia vero in assoluto. Non ho mai abbastanza soldi, questa è un'altra credenza. È vero che non ce l'abbiamo mai abbastanza? Sì, se sì, abbiamo questa credenza, ma potrebbe anche esserci la credenza contraria. Io ho sempre soldi in abbondanza per quello che mi serve. Ok? Quindi è importante andare a fare questa distinzione a livello inconscio. Dopo la faremo perché sono le prime tre classificate. La seconda ha avuto 72 voti, la terza 60, poi scendiamo a 33 voti. I soldi non si trovano sotto i cavoli. E questa effettivamente è una credenza limitante che potrebbe essere sostituita con i soldi sono tutti intorno a me, sono dappertutto. Io li trovo facilmente, per esempio. Ok? I soldi sono la causa dei litigi. Questa è un'altra credenza limitante. In realtà sono semmai l'assenza di soldi e cause di litigio, oppure comunque sono sempre le nostre emozioni riguardo il denaro che poi causano i litigi. Si possono attirare soldi e se conosciamo. Allora, questi qui sono i primi cinque che hanno vinto e quindi faremo sicuramente la riprogrammazione di queste prime cinque credenze. Ok? Siete contenti che da stasera non avrete più queste prime cinque credenze? Andiamo a trasformare in cinque credenze potenzianti sul denaro? Intanto che mi rispondete, vi leggo la credenza successiva. Si possono attrarre soldi se conosciamo bene come funzionano certe leggi dell'universo. Ok, sebbene questa possa sembrare una verità, è una verità legata a un programma depotenziante. E questa bottiglia che cade a terra ne conferma. Questo rumore assurdo, pensate un pochino. Ok, si possono attrarre soldi anche senza conoscere le leggi dell'universo. Ok, questa è una credenza più potenziante di quell'altra. C'è abbondanza per tutti e tutti abbiamo diritti da ricevere. Ah, attenzione, questa è una credenza potenziante. C'è abbondanza per tutti e tutti abbiamo diritto a ricevere. È un'ottima credenza, quindi questa non va tolta, questa va mantenuta e semmai rafforzata. Quindi Anna Maria che ci ascolta, magari dopo ce la può aiutare a rafforzare. Anna Maria, mi confermi che tu ce l'hai tutte quante queste. Ah, giusto, tu non mi puoi rispondere perché ho tolto l'audio. Vabbè, tutto a posto. C'è abbondanza per tutti che abbiamo. Avere molti soldi è pericoloso, incolumità fisica, perdita di amici, innamoramenti sinceri. Ok, questa è una credenza limitante. Ok, Anna Maria mi facendo che ce le ha, quindi dopo ce le andiamo a trasformare tutte quante e questa ce le andiamo a rafforzare. Merito di vivere nell'abbondanza. Anche questa è una credenza positiva. Essere meritevoli di vivere nell'abbondanza è una credenza molto positiva, ok? Che va proprio contro i sensi di colpa, quindi va benissimo il senso di meritevolezza. Emozioni negative, credenze, memorie, giudizi sul denaro sono un ostacolo da trasformare per poter avere accesso a un flusso di abbondanza. Ok, questa è un po' arzigogolata, comunque diciamo che qui io posso avere accesso al flusso di abbondanza anche senza dover trasformare tutte le mie emozioni negative, credenze, memorie e giudizi, perché chiaramente trasformarle tutte queste cose potrebbe richiedere degli anni, mentre noi invece il permesso per poter avere accesso al flusso di abbondanza ce lo possiamo iniziare a dare subito. Peccato che queste ultime credenze non le trasformeremo stasera, mi dispiace tanto. Poi crearsi rendite è molto difficile, questo ovviamente è molto limitante come credenza. Per accumulare ricchezza si deve essere mafioso e bisogna rubare. Ve ne ho lette 12 di credenze, non 5. Quindi vi rendete conto che questi programmi sono
limitanti, nel senso che tengono lontano il denaro? Cioè, se noi creiamo la nostra realtà sulla base di questi programmi, vi rendete conto di quanto sia facile che il denaro sia respinto se noi manteniamo queste credenze? Datemi un feedback e ditemi che vi rendete conto che sono programmi limitanti. E ditemi anche se siete pronti per lasciare andare via definitivamente questi programmi limitanti dall'inconscio. Chi è che si sente pronto? Intanto riattivo l'audio di Anna Maria perché tra un po' le passo la parola. Anna Maria, dacci un feedback che sei presente anche tu. Direi di sì. Ok, perfetto, grazie. Ok. Ciao, faccio più. Ok, sembrate pronti. Ok, perfetto. Allora, come avrete notato, io vi ho letto 12 programmi, però avevamo detto che ne avremmo trasformati solo 5. A questo punto, io direi di trasformare solo i primi 5 e tutti gli altri se li tengono. Che ne dice Anna Maria? Sei d'accordo? Abbiamo fatto il sondaggio sui programmi, sui primi 5 programmi principali dei potenzianti e su questo abbiamo detto che facciamo la riprogrammazione. Poi quelle centinaia e centinaia di programmi ovviamente li possiamo fare soltanto nell'occasione del corso dal vivo perché cioè, con 50, 70, 90 persone in sala si crea un campo immenso di informazioni ed è più facilitata la riprogrammazione, è tutta un'altra cosa. Adesso facciamo vincere il sondaggio. Sì, ok, vabbè, io parlavo chiaramente non di farne centinaia, però parlavo dell'ipotesi di trasformare tutti e 12 questi programmi che abbiamo letto al posto di trasformarne solo 5. Però non vedo i presenti in sala molto convinti, non li vedo molto motivati, quindi forse è il caso di fare soltanto i primi 5. Che ne dite, ragazzi? Volete liberarvi di tutti e 12 o non siete molto convinti e facciamo soltanto i primi 5? Perché se li volete tenere, io lo capisco, perché magari uno si affeziona ai programmi e insomma fa pure piacere tenerseli. La povertà poi insegna tante cose, quindi lo capisco. Se preferite tenervi questi programmi, insomma, noi non ci opponiamo, facciamo soltanto i primi 5. Che dite? Che facciamo? Vediamo in base al feedback se è il caso di trasformarli tutti e 12 oppure no. Questa cosa delle chat in ritardo è tremenda, eh? Vedo un sacco di faccine. No, vabbè, allora solo Gwenda le vuole sapere. Vabbè, visto che Gwenda viene dal vivo, allora a sto punto facciamone solo 5, dai. Ma alcuni di loro hai detto che sono potenzianti. Eh sì, alcuni sono potenzianti. Va bene, Anna Maria, io passo la parola a te. Vedo che ci sono tantissimi like, ma non hanno capito che io sto aspettando i commenti per essere convinto a farli tutti e 12. Va bene, non ci hanno convinto. Allora ne trasformeremo solo 5, Anna Maria, non c'è problema. Va bene. Allora io ti passo la parola a questo punto. Vi Sì, mi ringrazio passi la parola, per la. ma andiamo in pausa. Sono 2 ore, abbiamo bisogno di una pausa anche. Eh sì, allora facciamo una pausa, ma perché tu fai adesso subito la riprogrammazione? Faccio la riprogrammazione, ci serve una pausa. Chiedi Va bene, quanti minuti? a loro. Ragazzi, di quanti minuti avete bisogno per fare una pausa, per bere un po' d'acqua, per andare in bagno o cose così? Madonna, ma io non sto vedendo i commenti allora. Oh Gesù, per questo state impazzendo. Io qui in chat non li vedo. Ecco qua, adesso stanno arrivando. Ma pensate. E vabbè, ragazzi, allora ve li siete meritati, li trasformiamo tutti in 12. Ok,
Oddio, ma non è che non mi arrivavano in ritardo i commenti, non mi arrivavano proprio. Ma cose di pazzi, vabbè, questi programmi sono tremendi. Va bene, vabbè, pensate un po' che resistenza, avete rischiato di trasformarne solo 5, va bene, li trasformiamo tutti e 12 con il cuore, con tanto amore. Mamma mia, stavate scommentando tutti come pazzi. Io vedevo soltanto le immaginine qui. Vabbè, tutto a posto. Allora, io direi 5 minuti di pausa, sono le 22:52, alle 22:57 riprendiamo, va bene? Un abbraccione, a tra poco. Intanto cerco una slide da mettervi per la pausa. Silenzio i nostri microfoni, Anna Maria, quindi per 5 minuti non si potrà sentire quello che diciamo.
Allora, bentornati. Ho visto che avete scritto qualcosa. Allora. Sto leggendo i vostri commenti, siete fortissimi. No, diciamo che l'idea era quella lì di un pochino di invogliarvi a scrivere commenti, però non riuscivo a leggerli, per cui effettivamente non era voluto. Proprio ho fatto sudare, eh? Va bene. Allora io darei il benvenuto ad Anna Maria. Anna Maria, io mi autosilenzio proprio il microfono, così lascio completamente la parola a te, va bene? Va bene. Agli ordini, boss, via. Bene, ci siamo divertiti fino adesso. Mi sono fatta tante di quelle risate silenziose perché sentendo Giuseppe a volte anche quando non vuole scherzare, scherza lo stesso, no? Quindi un simpaticone. Che bello, è sempre bello vederci qui ai webinar perché a parte ricordarci tanti concetti, tante informazioni, tante verità. È proprio bello stare in compagnia, no? Stare così in amicizia. Oggi ho donato una carta, con un messaggio sulla ricchezza, le carte di Eckhart, carte riservate al gruppo Mastermind Appuntamento con la ricchezza vera, e lì diceva di impegnarci a diventare ricchi, no? Quindi accettare la parola impegno con una connotazione positiva, perché se ci pensiamo, la parola impegno non è ben accetta da tante persone, no? Infatti abbiamo fatto un piccolo sondaggio, abbiamo, diciamo, parlato un po' di cos'è questo impegno, no? In realtà, se non ti impegni, non puoi diventare ricco. E di questo ne parlava la top trainer di Eckhart, Marjane Holden, che è anche una mia coach, e ne parlava del fatto che impegno dà libertà. Perché una persona quando si impegna riesce ad esprimere se stesso, quindi si focalizza su un obiettivo, si concentra su un obiettivo, decide di fare quella cosa, quell'attività, quel che è, e allora, sapendo che ha una cosa da fare, ci si mette lì con mente, cuore, ed azioni e riesce a realizzarsi. Questa è l'autorealizzazione, no? L'impegno. Fa parte dell'autorealizzazione. E infatti, la maggior parte delle persone che hanno letto questa carta, che ogni settimana c'è una carta, con un messaggio sulla ricchezza, allora dicevano che sì, hanno bisogno proprio di lasciare andare queste neuroassociazioni, questi programmi limitanti sull'impegno. Perché? Perché tante persone pensano che il non impegnarsi vuol dire essere liberi di fare quel che vogliono ed è quello che le dà la gioia, ma è una grande, è una neuroassociazione non positiva che non porta ricchezza. La libertà non sta nel fare ciò che si vuole, ma nel prendere impegno con se stessi, di portare a termine delle cose, un obiettivo, andando a cambiare i programmi. Ed è quello che facciamo anche noi adesso. Quindi, per chi ha letto nel gruppo il messaggio, quando vi dirò di mettere anche questa credenza sull'impegno, quindi la credenza depotenziante sull'impegno, voi mettetela. Poi,
se volete farlo anche voi che mi ascoltate adesso va bene, quelli che non fate parte del gruppo va bene lo stesso, quindi mettere la credenza depotenziante sull'impegno, lasciarla andare quando vi guiderò tra poco e riprogrammarla con l'impegno e libertà di esprimere se stessi. O altre parole potete scegliere voi, quindi impegno uguale libertà di esprimere se stessi e raggiungere la ricchezza. Una cosa veramente bella. Bene, questo è il secondo webinar, tra 2 giorni, che è anche il solstizio di primavera, è il terzo webinar. Tre webinar preparativi all'appuntamento con la ricchezza vera dal vivo, che ormai è alle porte, tra 1 mese e 9 giorni ci vediamo di nuovo, perché tanto noi ormai ci vediamo ogni 2 mesi qua a Malta, no? Ed è sempre bello, ormai ci siamo abituati a vederci spesso, ad abbracciarci, a ridere tanto, a divertirci, ma veramente a ridere tanto, ripeto, perché veramente ci divertiamo tantissimo e evolviamo in questa gioia, in questo divertimento, facciamo coaching genealogico, insomma, abbiamo tantissime attività che ci portano gioia e ci portano tanta apertura mentale e tanta pulizia e ovviamente soprattutto la realizzazione degli obiettivi, insomma, è bello, è bello. Quindi ci vediamo tra 1 mese e 9 giorni e questo secondo webinar, quindi José diceva che fa parte della trasformazione, quindi riguarda la trasformazione dei programmi depotenzianti in programmi potenzianti. E quindi, visto che ne parlavamo prima dei 12 programmi depotenzianti, va benissimo, li facciamo tutti. Voi meritate non solo la trasformazione dei 12 programmi, ma la trasformazione dei 200-300 programmi, esattamente come facciamo nei 3 giorni di corso dal vivo, appuntamento con la ricchezza vera, un divertimento enorme, vedere quanti programmi ci sono. Sui ricchi, sulla ricchezza, sui soldi, spiritualità, cioè proprio ci si rende conto quanto siamo nel mentale e viviamo la vita nel mentale. Che peccato perché poi c'è tanto altro da scoprire e da vivere, no? Comunque ci divertiamo in questi 3 giorni per vedere quanto siamo influenzati da questi programmi. E se vogliamo possiamo fare il switch off, quindi chiudiamo la mente e apriamo il cuore. Ed è questo ciò che conta, ed è per questo che noi ci siamo incarnati, per sperimentare l'amore e soprattutto l'amore per noi stessi, che non è facile da trovare e vivere. E possiamo dire che è quella radice che ci aiuta a essere veri ricchi o ricchi veri come voi. La verità nasce dall'amore, come la libertà nasce dall'amore, è importante sapere a volte fermare questa mente, perché nella mente ci stanno miliardi di programmi, ci stanno miliardi di miliardi di miliardi di programmi, non finiranno mai. Ciò che conta è fermare la mente e aprire almeno a volte il cuore, inizialmente a volte, poi dopo sarà sempre più spesso. Nella riprogrammazione, cosa facciamo? Quindi andiamo a trasformare questi programmi. Vi ho detto anche altre volte, continuo a dirlo continuamente, non ho la bacchetta magica. Non faccio io per voi. Coaching energetico non vuol dire che io mi prendo la responsabilità della trasformazione delle vostre credenze. Non funziona così. Io vi guido nella riprogrammazione e siete voi a permettere a voi stessi, attraverso il vostro libero arbitrio, di lasciare andare alcuni programmi. E
Quindi non c'è qualcuno che viene con la mano a prendere così i programmi e a buttarli via, non esiste questo. Quindi è meglio rimanere con i piedi per terra, tranquilli, felici, sereni, onesti con tutto ciò che è e comprendere che il potere personale è dentro di voi e con il vostro permesso potete liberarvi se scegliete di fare. Quindi vi potete liberare di questi programmi depotenzianti che, come ben vedete, ben sapete, influenzano parecchio la sfera finanziaria, relazionale, qualsiasi cosa. Quindi è importante, per voi, se volete, decidere dentro di voi di lasciare andare, questi programmi senza pensare se è possibile o non è possibile lasciarla andare, senza mettere alcuna resistenza, senza pensieri di alcun genere. Niente, stavolta, se volete, fatevi un regalo e permettete a voi stessi di riprogrammarvi semplicemente. Quindi vi guiderò in un esercizio che vi permetterà di trasformare questi programmi. Quindi voi decidete adesso per voi stessi se volete cambiare veramente. Lo volete fare? Non sto leggendo niente nella chat. Tu, Giuseppe? O è la stessa cosa di prima che non leggo io come non leggevi tu? O non vogliono loro trasformarsi? No, non vogliono proprio trasformarsi. Secondo me No. alla fine non li dobbiamo fare questa riprogrammazione. Ok, va bene. Allora, guarda, ho sonno, vado a letto. Arrivano in ritardo le cose, capito? Sì. Bene, ok, va bene. Quindi abbiamo detto che i primi cinque programmi principali che abbiamo individuato ad essere più forti, che influenzano fortemente la sfera finanziaria, quindi i soldi sono necessari per vivere dignitosamente. Per avere i soldi bisogna faticare. Non ho abbastanza soldi, i soldi non si trovano sotto i cavoli, i soldi sono causa di litigi, si possono attirare se conosciamo bene come funzionano certe leggi dell'universo. Poi erano anche dei programmi potenzianti, quelle le lasciamo che c'è abbondanza per tutti, anzi, quando sarà il momento dell'inserimento fatelo. Avere molti soldi è pericoloso. Perdita di amici innamorati sinceri, emozioni negative, crearsi rendite è molto difficile, per accumulare ricchezza si deve essere mafiosi, bisogna rubare. Quindi questi programmi, diciamo, ora che ve li ho ripetuti, in realtà non c'è bisogno di memorizzarlo o di fare qualcosa di particolare, no? Visto che ve l'ho già letti, tra pochi istanti vi guido a lasciarle andare. Ripeto, se voi lo volete veramente, se voi scegliete di farlo, sta a voi la decisione. Il cambiamento, il miglioramento della vostra vita. Non c'è nessuno. Nessuno che può fare al posto vostro. Ok? Questo l'ho imparato durante tanti anni di esperienza, di coaching e di sofferenza e di tante cose. Quindi alla fine ci si arriva a comprendere che non c'è nessuno che fa per noi, non c'è nessuno che decide per noi, quindi siamo completamente responsabili. Ora che i patti chiari sono stracchiari, possiamo iniziare la riprogrammazione. Quindi vi chiedo di
fare un respiro profondo e di chiudere gli occhi se lo volete, se lo scegliete di fare, potete anche stare con gli occhi aperti. Quindi facciamo insieme un respiro profondo. Ok, continua a respirare, semplicemente respira senza fare niente e rilassati. Pensa soltanto al tuo respiro e rilassati. Continua a pensare al tuo respiro e permettiti questo rilassamento, questo momento solo per te. Non c'è tanto da fare, soltanto rilassati. Rilassati e rimani vigile, quindi non addormentarti. Rilassati soltanto. Pensa al respiro, rilassati, senti i tuoi piedi, le tue mani. Senti questo rilassamento in tutto il tuo corpo, senza fretta, senza giudizio. Concentrati sul respiro. Rimani in silenzio e concentrati sul respiro. Molto bene, ora pensa ai programmi depotenzianti che abbiamo letto prima. Senza necessariamente ricordarli uno a uno perfettamente, va bene così, basta che ci pensi, un unico pensiero può bastare. E a tutti questi pensieri, tutti insieme depotenzianti di cui abbiamo parlato prima, quei 12, 10, 12, 5, quelli che sono più il programma depotenziante sull'impegno, soltanto a questi programmi, soltanto a questi programmi, dai una forma e un colore, per favore. La prima forma e colore che ti viene in mente va bene. Rimpicciolisci quella forma. Rimpicciolisci puoi visualizzare. Puoi prendere l'immagine tra le mani e farla diventare piccola. Va bene lo stesso, qualsiasi cosa scegli va bene. Rimpicciolisci quell'immagine finché la puoi prendere in una mano, come una pallina da tennis, va bene, piccola. Stai andando bene, continua. Ora sotto i nostri piedi c'è una spirale di luce già attiva.
Tu la puoi soltanto visualizzare, quindi una spirale gigantesca di luce bianco-dorata. Prendi quella forma colore che rappresenta tutti quei 5 o 10 o 12 soltanto programmi depotenzianti. La riprogrammazione è fatta soltanto per quei programmi, non per altri. Prendi quella forma e colore rimpicciolita e buttala quando te la senti in quella spirale di luce. E osserva come la gigantesca spirale di luce dissolve quel forma e colore che hai buttato tu stesso là. Osserva come viene dissolta. Stai andando bene. Permetti a te stesso di lasciare andare, se è questo che vuoi. Quindi lasciamo tutti quei 5 programmi, 10, 12, quelli che sono, di cui ne abbiamo parlato nell'occasione di questo webinar, più quell'altro impegno per cui quell'altro programma per cui impegno è depotenziante, è costrizione. Lascia andare tutto al punto zero. E da questa luce, da questa spirale gigantesca di luce bianco-dorata, lascia che arrivi a te una nuova forma e colore che rappresenta tutti i 5, 10 o 12 programmi opposti a quelli che abbiamo parlato prima. Di cui abbiamo parlato prima. Senza pensare, lascia la mente, rimani rilassato e ricevi il nuovo formacolore che contiene in sé questi programmi e mettilo nel tuo cuore. Il primo forma colore che ti viene in mente, che riesci a vedere o sentire, va bene. Prendilo, mettilo nel tuo cuore. E dal tuo cuore visualizza un canale di luce che si connette alla tua mente. E queste informazioni arrivano nella tua mente e creano le nuove neuroassociazioni. Respira per favore. E lascia questa luce con queste nuove informazioni che si attivino
attiva dentro la tua mente, che creano nuove neuroassociazioni sulla ricchezza, sui soldi, sul denaro, sui ricchi. Respira. E se vuoi, scegli di darti il permesso di vivere l'impegno come la libertà di essere ed esprimere te stesso per raggiungere l'obiettivo che tu desideri e scegli. Respira. È che sai scegliere gli impegni giusti che ti portano alla ricchezza. Respira. Osserva le tue sensazioni. Osserva le tue sensazioni di questa luce, di queste nuove informazioni, programmi potenzianti, i soldi creano benessere, creano pace, creano gioia e meriti. Tutti i soldi che vuoi, l'universo è ricco, abbondante. I soldi sono l'origine di pace, di bene, di felicità. Avere tanti soldi ti fa sentire al sicuro. Meriti di vivere nell'abbondanza. Crearsi rendite è molto facile. Respira e lascia che questa luce si amplifica dentro di te e addirittura arriva nei tuoi piedi, piano piano, in tutto il tuo corpo. Respira. Puoi accumulare ricchezza ed essere onesto, corretto, felice. Lavorare con il cuore. C'è abbondanza per tutti e tutti abbiamo il diritto di riceverla. Respira. Puoi I soldi sono ovunque e posso raggiungerli con facilità. I soldi sono ovunque e possono entrare nelle mie tasche con facilità. Respira. Ho sempre tutti i soldi che mi servono per realizzare ciò che desidero. Respira. Più mi affido al flusso, più soldi ricevo nelle mie tasche, nel mio conto corrente. Respira. Per avere i soldi bisogna essere connessi e
impegnarsi con il cuore, respira. Osserva le sensazioni nel tuo corpo, tanta luce nel tuo corpo, nelle tue cellule, con queste nuove informazioni, respira. Fai un altro respiro profondo e memorizza tutto in ogni cellula del tuo corpo. Ti puoi abbracciare se vuoi. Senti l'amore che hai dentro di te, la soddisfazione di te stesso, la gioia di essere nel qui ed ora. Di evolvere, respira. Fai un altro respiro profondo e riapri gli occhi. Siete tornati? Ora passo di nuovo la parola a José. Saranno tornati, José, cosa ne pensi? Se no mi sono addormentati tutti. Ah. Dopo ho notato che arrivano tutti insieme i commenti. Ma sarà il ritardo comunque. Qualcuno si sarà addormentato veramente. Vorrei sapere se sono riusciti a visualizzare le forme e colori. Chiediamolo. Sentono grande pace, emozione profonda. Dicono che sono svegli, questo è buono. Che forme e che colore avete visualizzato per i programmi depotenzianti? Ciao Cristina, ciao Francesco. Sono arrivata da forme e colori, in effetti poi è stata un'ipnosi da lì in poi. Brava, ti sei permessa un grande rilassamento. Triangolo nero, una sfera rossa, un Quadrato cerchio rosso. grigio. Forma rotonda, prima rossa, poi di ritorno gialla, una piramide nera. Bene. Siete riusciti a ricevere la forma e colore, quella positiva, diciamo, quella che arrivava dalla luce, dalla spirale del punto zero? Un'entrata piramide verde. Bravissimi, siete veramente bravi a visualizzare. E a permettervi di fare queste riprogrammazioni. Quadrato blu, cerchio giallo potenziante, bravi, 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 quindi vi siete permessi questa riprogrammazione, quindi aspettiamo i risultati quando sarà. Adesso passo la parola a José, vi saluto e ovviamente vi mando tanta luce. Tanta luce. Ok, grazie Anna Maria. Allora mi rimetto qui. No, se vado qui vado dietro a te, allora mi metto un po' più in qua.
suggerivano prima. Allora, come state, ragazzi? Siete ripresi alla riprogrammazione? Allora, vi chiedo quanto secondo voi potrebbe essere utile avere a disposizione Anna Maria per fare altre riprogrammazioni energetiche e trasformare, per esempio, delle vostre dinamiche personali che chiedete di risolvere, per esempio, una situazione in famiglia, una situazione lavorativa, una situazione. Che altro ci può essere? Boh, un qualcosa che volete sbloccare? Ci sarà qualcosa nella vostra vita? Chi è che vorrebbe farlo? Siamo un'altra volta. Oh, ecco qua, finalmente ho capito come vedere i commenti. Allora, ok. Allora, peccato che Anna Maria non fa coaching one to one, non ne fa, però c'è una possibilità per chi vuole fare coaching con lei, e sono le sessioni di coaching collettivo, di coaching energetico collettivo nell'Energetic Club. Allora, se qualcuno vuole, c'è questa possibilità. E per tre, ho visto che ce ne sono tanti che vorrebbero, e c'è la possibilità per tre persone stasera di fare una sessione di coaching gold gratis. Non solo una sessione di coaching gold, ma anche un mese intero nell'Energetic Club gratis. E un mese di Energetic Club gratis vuol dire che ci sono quattro registrazioni di due webinar, di due training come quelli a cui avete assistito stasera a base, e due sessioni di coaching gold. Diciamo, a una parteciperete in diretta in cui si parlerà anche della vostra dinamica, a un'altra invece sarà la registrazione. Quindi questo potete farlo, potete iscrivervi quando volete voi, però tre di voi potranno riceverlo gratuitamente. Ok? Se volete, sì, vi metterò anche il link per iscrivervi all'Energetic Club nella prossima email. Per ricevere gratis, chi è che vorrebbe ricevere gratis un mese nell'Energetic Club Gold? Ok, allora, se vi ricordate nell'ultimo webinar vi ho fatto un'offerta per partecipare all'appuntamento con la ricchezza vera, nel quale era incluso uno sconto di 700 euro e poi anche il Master Leadership Energetica Finanziaria. Ok. E quella credo che fosse un'ottima offerta, infatti ci sono state persone che in questi giorni hanno aderito. E stasera però rilanciamo e non so se avete letto il special report che vi ho mandato, le 8 energie per sbloccare il denaro. Comunque il Master Leadership Energetica Finanziaria è diciamo, lo svolgimento, diciamo, di quelle 8 energie per sbloccare il denaro, la soluzione, cioè ci sono quegli 8 training nei quali andiamo a fare più o meno quello che abbiamo fatto stasera e andiamo a dissolvere tutte quante 8 quelle dinamiche principali sul denaro. Quello è il master in leadership energetica finanziario. Noi a quel master, per chi si iscrive stasera, abbiamo aggiunto anche un altro master, un master che è venuto prima di quello lì, che è il master in leadership energetica, che contiene praticamente tutte quante le basi proprio di tutto quanto il nostro percorso. Quindi ci saranno un training sugli specchi. Ci sarà un training su come andare dalla mente al cuore, su come vivere nel qui ed ora, tutta una serie di cose che per noi sono basilari per vivere poi in modo responsabile, in modo da creatore consapevole. E quindi praticamente sto per darvi un link.
nel quale tutti quanti voi che vi iscriverete avrete sia lo sconto di 700 euro, sia il Master Leadership Energetica, che il Master Leadership Energetica Finanziaria, tutto quanto, diciamo, stasera stessa che vi iscrivete. Soltanto i primi tre, più veloci che si iscriveranno, riceveranno anche un mese gratis nell'Energetic Club, e quindi Energetic Club Gold. Quindi potranno fare anche il coaching energetico con Anna Maria in diretta. Quindi, se qualcuno di voi già aveva deciso di partecipare all'appuntamento con la ricchezza vera e aveva già deciso di iscriversi, questo momento potrebbe essere il momento più importante per iscrivervi. Se invece eravate indecisi, state titubanti, non sapevate se farlo o no, questo è il momento perfetto per iscrivervi. Qualcuno ancora, diciamo, ha bisogno di rifletterci, non è un problema, può farlo in un secondo momento. Leggo che qualcuno ha difficoltà perché non ha la carta e quindi può comunque fino a dopodomani sera ricevere i due master e come si chiama? E lo sconto di 700 euro, però soltanto stasera ci sarà anche il mese gratis per l'Energy Club. Quindi io tra un secondo pubblico il link, anzi l'ho fatto in questo momento, e ora lo fisso pure in alto, così se ve lo siete persi ve lo riuscite a guardare facilmente. Ecco, adesso in alto. E allora i primi tre che si iscriveranno riceveranno tutti quanti questi bonus. Spero che anche questa sia una cosa gradita. Ok, ho rimesso l'audio anche a Anna Maria se ci vuole fare un altro saluto. Infatti, volevo Volete? dire Prego. che proprio questo giovedì c'è la sessione Gold. Ah, bene, buono a sapersi. Allora, quindi riceverete questo giovedì anche. Ah, sarebbe giovedì proprio il giorno dopo, praticamente il 22. Esatto. Ah, fantastico! Quindi si fa una settimana al Fulmicotone con due webinar qui su Facebook più uno Gold. Quindi se ne esce nuovo nuovo da questa settimana. Fantastico! E da quanti cuori ha messo? Credo che Paolo Sergi si è iscritto o si voglia iscrivere stasera. Vabbè, comunque. Va bene, vi mando un abbraccio forte, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Vi ricordo l'appuntamento per dopodomani, 21 marzo, con l'ultima sessione in cui parleremo della fonte infinita della ricchezza vera. Sarà un'altra serata di grandi consapevolezze e grandi trasformazioni. Sono stato felicissimo, di stare con voi stasera. Vi ringrazio tantissimo per la partecipazione. Vi chiedo scusa se non riuscivo a leggere in diretta tutti quanti i commenti. Spero che sia stata apprezzata da tutti quanti voi questa serata. Vi abbraccio e vi auguro buonanotte. Un abbraccio forte a tutti. Ciao.